Buongiorno, seconda. Se vi facessi la domanda quanti abitanti ha attualmente la Terra, probabilmente molti di voi saprebbero dare una risposta, se non corretta, almeno abbastanza attendibile. Secondo le ultime stime, ai giorni nostri gli abitanti della Terra si avviano verso il numero impressionante di 8 miliardi di persone. Dovremmo essere arrivati all'incirca intorno ai 7 miliardi e 850 milioni circa di abitanti ad oggi. Potrei fare la stessa domanda in riferimento al mondo antico che stiamo studiando in questi anni. Quanti abitanti aveva la Terra, ad esempio, nel primo o nel secondo secolo d.C.? La risposta, come ovvio, sarebbe più complessa. Abbiamo soltanto delle stime che ci permettono di ipotizzare che probabilmente nei primi secoli dell'Impero romano l'intero mondo avesse su di sé circa 250 milioni di abitanti, più o meno. Va detto che la maggior parte di essi, probabilmente almeno il 70 o l'80%, abitava in quattro grandi imperi o regni che si estendevano dall'Europa fino all'estremo oriente dell'Asia. L'impero romano, l'impero dei Parti, poi diventato impero sassanide, un grande regno, soprattutto nel nord dell'attuale India, e il grande impero cinese. Come sempre a scuola tendiamo ad assumere una prospettiva forse fin troppo europocentrica. Noi siamo italiani, siamo europei. Raccontiamo la storia, come ovvio, dal nostro punto di vista, intendo dire anche dal punto di vista geografico, e raramente usciamo dai confini dell'Europa o del mondo mediterraneo. Pensate ad esempio a tutta l'attenzione che stiamo dedicando in questi mesi allo studio dell'Impero Romano. Potrebbe essere interessante, almeno per una volta, spingersi al di fuori dei confini di questo grande impero che da solo contava circa 60 milioni di abitanti. Più o meno un essere umano su quattro nel mondo antico abitava all'interno dei confini di questo grande impero, che però, come vedete anche da questa carta storica che vi ho lasciato in sovraimpressione, non era l'unico. Se voi leggete con un po' di attenzione il nuovo capitolo del nostro libro che stiamo affrontando, il capitolo numero 6, ci sono delle interessanti letture sul resto del mondo, cioè sugli altri regni o imperi che erano presenti negli stessi anni in cui Roma stava raggiungendo, nel secondo secolo d.C., il massimo della propria espansione. Nella lezione di oggi volevo dedicare alcuni minuti e un po' di attenzione almeno ad uno di questi imperi, quello che sinora abbiamo sempre chiamato in realtà con il nome di Regno dei Parti. Ne avete sentito parlare già diverse volte perché già nel primo e nel secondo secolo d.C., più volte gli imperatori romani dovettero difendere il confine orientale dell'impero romano in guerre spesso lunghe e sanguinose contro questo nemico piuttosto forte e organizzato, i Parti. Quando era nato questo regno? Era nato anno più anno meno intorno al 250 a.C., quindi nel corso del terzo secolo a.C., per intenderci più o meno negli stessi anni nei quali Roma stava ancora soltanto combattendo la prima delle tre guerre puniche. Chi erano i Parti? I Parti erano un popolo, una popolazione, che veniva dagli altopiani dell'Iran. Se voi guardate la carta attualmente in sovraimpressione, noterete proprio al centro dell'immagine il grande Mar Caspio. A sud si trova l'attuale Iran, quindi quando faccio riferimento agli altipiani iranici, intendo questa parte della cartina. Originariamente erano una popolazione nomade, la quale intorno al 250-200 a.C. approfitta del fatto che il regno che in quell'epoca vi era in quella zona del mondo, cioè uno dei più grandi regni ellenistici, il regno dei Seleucidi, il regno di Siria, era in una fase di difficoltà e di contrazione territoriale. Dovete dunque immaginare che nella zona dell'attuale Iran, alla metà del III secolo a.C., nasca un nuovo regno dove a comandare sono appunto i Parti, questa popolazione dell'attuale Iran. Qual era la loro capitale, la loro città più importante? La vedete su questa cartina?
al centro spostandovi leggermente a sinistra, è la città di Ctesifonte. Se ricordate, qualche settimana fa a lezione abbiamo utilizzato questo nome quando vi avevo raccontato che il grande imperatore romano Traiano, sconfiggendo i parti, invade, anche se solo temporaneamente, la Mesopotamia e arriva addirittura temporaneamente a conquistare la capitale dei parti, cioè per l'appunto la città di Ctesifonte. Poi le cose cambiano, come sapete l'imperatore Adriano, il successore di Traiano, decide di abbandonare queste conquiste orientali dell'impero romano e di conseguenza il regno dei parti torna ad espandersi, sia in direzione ovest, riprendendo la Mesopotamia, sia in direzione orientale, spingendosi via via verso l'attuale Afghanistan, per intenderci, e Pakistan. Qual era il punto di forza di questo regno? Era rappresentato soprattutto dal suo esercito. Innanzitutto non era un vero e proprio impero, era una sorta di federazione, di coalizione di regni più piccoli, i quali garantivano obbedienza al sovrano, appunto, che veniva dal popolo dei parti, e come si esercitava questo dominio? Per mezzo di un forte esercito. Il sovrano partico aveva a disposizione un esercito forte, numeroso, ben organizzato, che aveva due punti di forza. Uno era rappresentato dalla cavalleria, l'altro dal reparto degli arcieri. Del resto, se avete ancora qualche ricordo della storia studiata l'anno scorso, avevamo visto che ai tempi dell'impero persiano, cioè diversi secoli prima, il reparto degli arcieri era già stato un punto di forza del primo impero persiano vero e proprio, quello che combatteva contro i greci, per intenderci. Che tipo di controllo del territorio esercitava il regno dei Parti? Verrebbe da dire un controllo paradossalmente soprattutto di tipo commerciale. Mi spiego in che senso. Se voi guardate la cartina, il territorio dei Parti lo troviamo al centro dell'immagine. Una sorta di punto medio, di punto di collegamento e di passaggio delle grandi vie carovaniere, cioè delle grandi rotte commerciali da ovest a est e viceversa del mondo antico. I parti hanno buon gioco nel gestire gli snodi centrali di queste vie commerciali, facendo in sostanza pagare dei dazi, cioè delle tasse di passaggio, ai mercanti che, ad esempio, da ovest, dei territori dell'impero romano, volevano esportare le loro merci verso est, ad esempio verso la zona dell'India, oppure viceversa. Dunque, la ricchezza dei parti deriva soprattutto da questa attività, potremmo dire, di mediatori commerciali, di intermediari economici lungo le grandi rotte commerciali est-ovest e viceversa. In sostanza, se un mercante dell'epoca voleva commerciare con sicurezza su larga scala, in qualche misura doveva accettare di pagare dazio. Ancora oggi in italiano si utilizza questa espressione, no? Pagare dazio vuol dire accettare magari di dover subire qualcosa in vista di un obiettivo più elevato. Qui pagare dazio nel senso letterale del termine, pagare una tassa di passaggio, in questo caso al sovrano dei parti. Quanto dura questo grande regno? Più o meno all'incirca 500 anni, circa mezzo millennio. Il regno dei Parti nasce nel III secolo a.C., come abbiamo detto poco fa, e la sua storia va a concludersi in un anno preciso, nell'anno 224 d.C. Noi ragazzi nelle prossime settimane arriveremo al racconto del III secolo d.C., un secolo come vedrete decisivo per le sorti dell'impero romano. Il III secolo è un secolo di crisi, di trasformazione, di cambiamenti per l'impero romano. Ed evidentemente non solo per quello. È un momento di transizione anche nel Medio Oriente. Perché? Perché nel 224 d.C., quindi nella prima metà del III secolo d.C., abbiamo un avvicendamento al potere. La vecchia dinastia, era la famiglia degli Arsacidi, che aveva regnato per secoli sopra il regno dei Parti, viene spazzata via da una rivolta che porta al potere una nuova dinastia. Anch'essa di origine iranica, era la famiglia dei Sassanidi, il cui capo si chiamava Ardashir, in greco si sarebbe detto Artaserse, riesce a prendere il potere e a spodestare la dinastia precedente.
Dunque, dal 224 d.C. in poi si apre una nuova pagina anche della storia del Medio Oriente. Nasce un nuovo regno, o meglio un nuovo impero, che dalla dinastia fondatrice prende il nome di Impero Sassanide. Ed è questo impero che con le varie sfumature del blu vedete rappresentato nella carta storica che ho lasciato in sovraimpressione. Guardate innanzitutto la parte centrale dell'immagine, quella colorata di blu scuro. Questo è il punto di partenza. Sono i territori che l'impero sassanide controlla nel III secolo d.C. Come vedete, poi, col passare dei secoli, questo impero tende ad ampliarsi, e tende ad ampliarsi in una duplice direzione. Da un lato, innanzitutto, verso ovest, quindi verso sinistra nella cartina, nelle zone che vedete colorate di blu un po' più chiaro, di un azzurro intermedio. Se guardate, sono le zone intorno all'Armenia, alla Mesopotamia, quegli stessi territori che già al tempo di Traiano e Adriano erano stati contestati fra i Romani e il vecchio Regno dei Parti. Si tratta di zone di passaggio fondamentali per il commercio, è normale che per tutta l'evoluzione della storia siano sempre state zone ambite e contestate. Faccio anche un piccolo riferimento all'attualità. Se voi guardate, in parte questi territori di questo colore blu intermedio corrispondono anche all'attuale Siria. E sapete, se ne parla spesso negli ultimi anni, come ancora adesso la Siria sia un crocevia, un punto di passaggio importante e contesissimo anche dalle grandi potenze mondiali, penso agli Stati Uniti, alla Russia, alla Turchia, ancora nel mondo attuale. Questa espansione procede anche in direzione est, in direzione orientale, quindi verso destra nella nostra cartina, e come vedete col passare dei secoli, quindi IV, V secolo d.C., l'impero sassanide arriva fino a coprire, per così dire, nell'immagine, gli attuali Afghanistan e in parte Pakistan, in parte lambisce persino quella che adesso è l'India. Come vedete, un grande impero che a livello di estensione pare non avere molto da invidiare al vecchio impero persiano. Effettivamente la popolazione è di fatto la stessa. È come se i vecchi persiani, grazie a questa nuova dinastia, i Sassanidi, fossero tornati al potere dopo 5 secoli nei quali un'altra dinastia, quella dei Parti, gli Arsacidi, aveva loro, per così dire, preso il posto. Dunque, come vedete, il Medio Oriente, col passare dei secoli, vede una sorta di successione di grandi regni, o se preferite, di grandi imperi. Prima il cosiddetto primo impero persiano, l'impero persiano per antonomasia, quello di Ciro, di Cambise, di Dario, di Artaserse, quello il cui ultimo sovrano, Dario III, era stato sconfitto dal grande Alessandro Magno, per intenderci. Poi per pochissimi anni questa zona del mondo finisce nelle mani dei Macedoni, entra a far parte dell'effimero impero di Alessandro Magno, il quale, come sapete, dopo la morte dell'imperatore nel 323 a.C. si disgrega e frammenta molto velocemente. E in questa zona, quella che grosso modo possiamo identificare con gli attuali Siria, Iraq e Iran, chi prende il potere? La dinastia dei Seleucidi, quella di Antioco per intenderci, il cosiddetto regno di Siria, o detto meglio, forse impero, verrebbe da dire appunto Seleucide. Il quale, come abbiamo detto all'inizio della lezione, poi cede il passo al regno dei Parti intorno al 250 a.C. e questo regno avrà 5 secoli di storia, fino al 224 d.C., anno nel quale il testimone torna, per così dire, ai persiani, con il nuovo nome di Sassanidi. E questo è il motivo per il quale molti manuali di storia, non il vostro in questo caso, non parlano di impero sassanide, ma di secondo impero persiano, anche basandosi sul fatto che il nome del suo primo sovrano, Artaserse, è identico al nome di alcuni sovrani dell'impero precedente. Quali elementi di innovazione porta questo impero, l'impero sassanide, rispetto al vecchio regno dei Parti? Beh, potremmo selezionare magari un paio di elementi, uno di carattere più politico, l'altro di carattere religioso. Dunque, qui si tratta, dal punto di vista istituzionale, di una monarchia teocratica con un forte potere centrale che si basava sulla forza dell'esercito, come già il regno precedente,
In sostanza una monarchia teocratica, dove il capo religioso e il capo politico si identificano nella stessa persona. L'altro elemento significativo, ma come vedete collegato al primo, fa riferimento alla religione. Che cosa accade? Accade che questi nuovi padroni del vecchio impero partico, dunque del nuovo impero sassanide, vanno a ripristinare, tentano di ripristinare, le vecchie tradizioni religiose del primo impero persiano. C'è l'antica religione dell'Iran, che è quella che si chiama Zoroastrismo, dal nome di Zoroastro. Dunque sembra quasi che in questa zona del mondo il tempo sia tornato indietro. Come al tempo della grande dinastia degli Achemenidi, Ciro, Cambise, Dario, Serse, Artaserse, i fondatori del primo impero persiano, i rifondatori dell'impero persiano, cioè i Sassanidi, partono da una base religiosa. Fondano una forte teocrazia e fanno riferimento alla vecchia religione tradizionale, quella appunto detta dello zoroastrismo. Come vedete dunque, non soltanto Roma nel III secolo d.C. sarà interessata da profondi cambiamenti, ma è un'età di crisi, nel senso letterale del termine, crisi significa mutamento, passaggio, trasformazione, anche per il mondo medio orientale. Sarebbe interessante, ma non abbiamo ora tempo di farlo, fare anche qualche riferimento ai regni presenti in India e soprattutto all'impero cinese. Tuttavia, dal momento che, come sapete, nei prossimi mesi in geografia faremo delle lezioni sull'Asia, sarà magari opportuno recuperare queste informazioni fra qualche tempo, quando in geografia affronteremo meglio lo studio di questa parte del mondo. Per il momento ci accontentiamo di questo, di aver messo in parallelo i due imperi, per così dire, più occidentali del mondo antico. Tanto abbiamo detto dell'impero romano e nella lezione di oggi siamo riusciti a fare almeno qualche cenno, anche se forse un po' superficiale, a quello che prima era il regno dei Parti e che ora diventa l'impero sassanide. Concludiamo con un ultimo dato, con un'ultima informazione. Questo nuovo impero, nato nel 224, è destinato a una vita lunga o breve? Beh, tutto sommato piuttosto lunga. L'apogeo, cioè il momento di massima estensione, di massima espansione dell'impero sassanide, si avrà grosso modo intorno al 600 d.C., quando dall'altra parte del mondo ormai l'impero romano d'Occidente era crollato già da più di un secolo. Quindi immaginate che la colorazione dell'azzurro più chiaro di questa cartina rappresenti la massima espansione dell'impero sassanide, raggiunta, ripeto, più o meno intorno al 600 d.C. Ma dopo quest'ultimo momento di grande fioritura, arriverà rapidamente la crisi e poi la fine, la scomparsa dell'impero sassanide, che nel corso del VII secolo d.C., quindi fra il 600 e il 700, verrà di fatto inglobato all'interno di un nuovo impero ben più vasto, che sarà l'impero arabo, l'impero islamico. Sarà questo un argomento, la nascita dell'Islam, la nascita dell'impero islamico, che tratteremo in maniera approfondita nel corso del secondo quadrimestre, quindi di queste cose avremo modo di riparlare. Per il momento memorizziamo che se il vecchio regno dei Parti più o meno aveva avuto una vita di circa 500 anni, una sorte più o meno analoga, leggermente più breve, 4 secoli, l'avrà anche il suo successore, cioè l'impero sassanide. Bene ragazzi, concludo la videolezione dando i riferimenti sul libro di testo. Vi chiedo di studiare con attenzione all'interno del capitolo 6 che stiamo affrontando in questi giorni, la prima parte, le prime due pagine più precisamente, del paragrafo numero 3, quello intitolato L'impero di Persia, cioè più precisamente le pagine 130 e 131. Vi ringrazio per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Buon fine settimana a tutti, arrivederci a presto.